Il sindaco di Capaccio Pestum e presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, è stato sospeso dalle cariche dopo l'inchiesta per turbativa d'asta e corruzione che ha scosso la regione. La decisione è stata presa ieri dal prefetto di Salerno, Francesco Esposito, che ha disposto la sospensione dagli incarichi come previsto dalla legge. Alfieri è attualmente detenuto nel carcere di Forni in attesa di essere interrogato lunedì. A sostituire Alfieri come facente funzione sono stati designati il vice sindaco Maria Antonietta Di Filippo a Capaccio Pestum e il vicepresidente Giovanni Guzzo in provincia. Nel frattempo gli inquirenti stanno esaminando il materiale sequestrato ieri dagli uffici delle finanze nell'ufficio di Alfieri, tra cui quaderni e block notes con appunti dell'ex sindaco. Ed intanto il senatore Antonio Iannone di Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno chiedendo quali iniziative intenda adottare per garantire la continuità amministrativa del comune di Capaccio Pestum e della provincia di Salerno, rimasti senza una guida politica a causa della misura cautelare adottata contro Alfieri. L'indagine coinvolge anche altre 5 persone, tra cui la sorella di Alfieri, alla quale è stata imposta la misura degli arresti domiciliari. Al centro dell'inchiesta ci sono 2 appalti per l'efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del comune di Capaccio Pestum, ma le indagini potrebbero allargarsi ad altri appalti come il prolungamento della strada provinciale 417 a Versana, la Fondovalle Calore e il sottopassaggio ferroviario di Capaccio Pestum. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha commentato l'accaduto esprimendo fiducia nell'operato della magistratura e dichiarandosi vicino dal punto di vista umano a Franco Alfieri. Sono fiducioso nell'azione della magistratura che svolge il suo controllo di legalità e sono certo che in tempi assolutamente brevi si potrà risolvere questa dolorosa vicenda, ha dichiarato Napoli. La situazione rimane in evoluzione e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.